una piattaforma per l'e-learning in questi ambiti e il Centro Milanese di Terapia della Famiglia di Via Leopardi, centro storico di cui poi sicuramente due parole dirà la dottoressa Caiani, che è uno dei pilastri e la storia della mediazione familiare in Italia. È un percorso che vedrà diverse pillole, per cui, come diciamo, come abbiamo detto, un'oretta circa di webinar, dove noi speriamo molto nell'interazione e nell'interscambio di confronti anche a livello esperienziale, in modo tale da poterlo rendere più vivo e, secondo noi, anche più interessante. Quindi passerei la parola alla dottoressa Caiani, che così vi spiega il percorso che abbiamo creato, e poi passiamo la parola alla dottoressa. Grazie. Sì, c'è anche la D del centro che mi ha chiamato adesso, che non riesce a entrare, per cui io avviso magari se riesci tu, Cristina, a dirlo. Va bene. Buonasera a tutti. Allora io vi tolgo pochissimo tempo all'intervento della dottoressa Fassi per dirvi due cose, diciamo, sul corso. Il corso è biennale, quindi ci sono prevede 15 incontri il primo anno e 16 incontri il secondo anno, e poi c'è un anno ulteriore di supervisione. La supervisione consiste in 10 incontri, un incontro al mese di 4 ore. Quindi la parte più consistente è quella dei 2 anni del corso biennale. Sono ore d'aula, diciamo, che prevediamo, però all'interno ci sono anche dei seminari. Questo perché noi siamo riconosciuti da un'associazione che è l'AIMS, che vuole anche i seminari. I seminari hanno un contenuto più trasversale e sono 3 all'anno, quindi 3 nel primo anno, 3 nel secondo e 3 nella supervisione, e tutto il resto sono ore d'aula. Le ore d'aula noi chiediamo, diciamo, i corsi sono molto dialogici, quindi noi chiediamo ai corsisti di intervenire molto, di mettersi in gioco, cioè lavoriamo insieme, durante le ore d'aula. Quindi siamo attivi noi, ma sono attivi anche gli studenti, perché in questo modo anche si chiariscono. Diciamo che quello che noi abbiamo alle spalle è il modello che, diciamo, è trasversale al corso, è il punto di vista sistemico-relazionale, l'approccio sistemico che ci accompagna nei 2 anni di formazione e poi ovviamente anche nella supervisione. Durante, diciamo, il terzo anno di supervisione è richiesto il tirocinio, e noi abbiamo delle convenzioni, però parlo di Milano, e poi chiederemo se ci sono persone di fuori Milano di attivarsi per cercare contesti di tirocinio con cui noi possiamo fare poi una convenzione. Dico l'ultima cosa: il centro milanese, non so se è stato detto da Cristina Gandolfi, è un centro che fa formazione da tantissimi anni, forma psicoterapeuti, counselor e mediatori familiari. È stato fondato da Boscolo e Cecchin, che erano terapeuti e che hanno hanno creato, diciamo, il modello sistemico relazionale con le idee di Bateson, e poi da qua, dall'Italia, da Milano, il modello sistemico è andato in America e in molti paesi del mondo, insomma. Infatti loro erano conosciuti a livello internazionale. Mi fermo qua e do la parola alla dottoressa Fassi, perché così entriamo nel vivo dei contenuti. Grazie. Allora, io sono una psicologa, psicoterapeuta e mediatrice familiare, e ho lavorato a lungo nel servizio pubblico,
Ecco, chiederei di spegnere i microfoni per chi non parla, così non c'è un rumore di sottofondo, poi tutti sono invitati a parlare, a fare domande, accendendo il microfono quando vogliono parlare, perché altrimenti sentiamo un po' un sottofondo. Dicevo che appunto ho una lunga esperienza nei servizi pubblici dove fin dagli anni 75 ho cominciato a lavorare e dal 90 avevo dato vita a un centro di terapia, un centro di mediazione familiare pubblico alla Barona e poi dal 2001 collaboro con i corsi del Centro Milanese per la mediazione familiare. Allora, perché le famiglie miste, le coppie miste? Perché io credo che questo argomento sia un esempio tipico di come l'ottica sistemica, cioè vedere la famiglia come sistemica, possa essere un facilitatore nell'affrontare la complessità dei problemi, no? E poi perché comunque le migrazioni negli ultimi anni sono state molto molto più numerose, anche se il concetto di coppia mista, di famiglia mista è un concetto che potrebbe essere riferito a tutti noi, cioè in realtà potremmo dire che tutte le coppie sono coppie miste, perché anche solo l'incontro di una persona che viene dalla Sicilia con uno della Val d'Aosta, piuttosto che uno che viene dalla campagna o dalla montagna in provincia di Bergamo con uno della città di Napoli, sono coppie miste nel senso che hanno alle spalle un tipo di cultura, di tradizioni molto diverse tra loro. Però negli ultimi tempi in Italia si è avviata una migrazione straniera molto, molto numerosa e quindi per convenzione noi quando parliamo di coppie miste in realtà parliamo di differenze molto rilevanti che fanno riferimento al tipo di cultura di base che scultura in senso lato antropologico-culturale, quindi un tipo di che intende poi tutto quello che le persone hanno in mente riguardo alla famiglia, alla maternità, al ruolo del maschio e della femmina, poi la nazionalità, perché comunque possono essere di nazionalità diverse, possono avere religioni diverse e questo è un fattore che può essere molto determinante poi nelle crisi di coppia e spesso appunto hanno anche lingue diverse. Quindi questi elementi fanno sì che una coppia mista abbia delle complessità in più rispetto a una coppia di italiani che comunque è mista ma ha una complessità diversa. Allora, andiamo avanti con Marina. Allora, quelle che io ho visto negli anni in Italia sono alcune tipologie, cioè in genere c'è un uomo italiano con una donna straniera che prevalentemente può essere sudamericana, Europa dell'Est, questa è un po' una generalizzazione, questo perché la migrazione è maschile o femminile a seconda dei paesi, quindi le donne sudamericane e le donne dell'Est hanno una migrazione prevalentemente femminile, mentre i nordafricani hanno una migrazione quasi esclusivamente maschile, cioè molto raro e difficile che una donna nordafricana venga in Italia, mentre sono gli uomini stranieri. E quindi la coppiata dell'uomo straniero, prevalentemente nordafricano, con la donna italiana è quella più diffusa. Oppure entrambi stranieri di nazionalità diversa. Per esempio, io ho visto qualche anno fa una coppia dove la donna veniva dall'Africa e l'uomo veniva dal Belgio. Abitavano a Milano e si erano conosciuti nel paese d'origine di lei, dove lei di famiglia musulmana era andata a lavorare in un centro turistico per stranieri e quindi andava tutta con i veli e i suoi vestiti tradizionali, poi nello zainetto aveva i jeans e la maglietta e lavorava lì. E quest'uomo era un europeo affascinante e quindi si sono innamorati attratti dalle differenze. Quando sono venuti in Italia, a Milano, in realtà era un terzo paese. Quindi era un paese dove entrambi erano stranieri, parlavano in inglese, quindi lei aveva una sua lingua del suo paese, lui aveva una lingua diversa, parlavano in inglese e poi hanno avuto un bambino che doveva parlare italiano, no? Nel momento in cui si sono messi insieme e hanno avuto il bambino, le aspettative reciproche hanno creato un problema. Questo, vi faccio questo esempio per dare un'idea delle complessità. No? Il fascino che lei aveva all'attrazione per l'Europa, dove pensava di vivere più libera, contrastava con la
l'attrazione che lui aveva per una donna che immaginava in cuor suo più sottomessa e facilmente governabile, mentre in realtà lei voleva un'autonomia. Quindi il conflitto è nato quando, per esempio, lei non si voleva occupare a tempo pieno del bambino perché avrebbe voluto un'autonomia. Quindi queste sono alcune tipologie. Poi ci sono situazioni in cui appunto migrano da un altro paese, per esempio potrebbero essere coppie miste, migrate inizialmente in Francia e poi migrate in Italia. Per cui nel nostro paese la complessità è più rilevante che per esempio in Francia. Cioè io ho avuto confronti con colleghi francesi dove per lunghi anni la migrazione è stata prevalentemente nordafricana e quindi erano ex coloni di lingua francese. E i colleghi di Parigi si erano abituati ad affrontare più la complessità comunque delle culture nordafricane, mentre noi a Milano abbiamo sempre avuto una complessità diversa. Io lavoravo nei consultori, nella nostra rete di consultori avevamo delle mediatrici culturali e quindi c'erano le cinesi nella zona cinese con la mediatrice cinese, c'erano le sudamericane, c'erano le arabe, c'erano le albanesi e tutta una serie di etnie diverse, no? E quindi questo dà luogo da un lato a una vivacità culturale, alla possibilità di incontri e di scambi, ma nelle crisi, le crisi poi saltano fuori e scoppiano quando emergono dei motivi più importanti. Allora, i figli, parliamo di famiglie, i figli potrebbero essere nati all'estero e arrivare in Italia con i genitori, quindi famiglie che a volte vengono o viene prima l'uomo e poi fa arrivare la famiglia, o viene prima la donna e fa ricongiungimento magari da Sud America, e comunque figli nati all'estero, oppure potrebbero essere figli arrivati solo dopo appunto con il ricongiungimento, oppure figli nati in Italia e che si sentono italiani e hanno un gap culturale con i genitori. Qui ho un altro esempio di un caso che ho visto qualche anno fa, dove un signore di origine nordafricana, che era molto orgoglioso di essersi sposato in Italia e di avere dei figli italiani che studiavano, la ragazza era andata addirittura al liceo classico, era molto intelligente, quando dopo anni è andato al paese d'origine per far conoscere la famiglia ai suoi genitori, il suo orgoglio è stato colpito dalla disapprovazione della famiglia d'origine del padre, perché aveva tradito i mandati culturali, religiosi e sociali della famiglia e quindi era stato criticato moltissimo per il tipo di educazione che dava ai figli. Per cui, tornando in Italia, questa ragazza che faceva il liceo classico ha dovuto improvvisamente sottostare a una serie di regole che prima non c'erano in famiglia, dovendo fare preghiere 5 volte al giorno, col toppè, insomma tutta una serie di cose che hanno dato luogo a un conflitto sia familiare che di coppia. Questo come esempio di come le complessità possano essere molto molto rilevanti e non sempre ci sono all'inizio. Allora, le problematiche, le principali differenze che emergono durante il rapporto coniugale sono di lingua, cultura e religione e possono essere sull'idea dell'amore, sul ruolo maschile e femminile, sull'educazione dei figli per quanto riguarda l'autorità dei genitori, ma anche sul rapporto col cibo, sull'educazione religiosa, sui rapporti con le famiglie d'origine, sia a livello economico che di trasmissione dei valori. A livello economico perché molti immigrati mandano soldi alle famiglie d'origine nei vari paesi e questo, quando c'è una crisi economica, può contribuire a aumentare i problemi. Trasmissione dei valori, proprio l'esempio che ho fatto prima, è abbastanza significativo, no? Ma anche l'idea dell'amore e ruolo maschile e femminile. Ci sono fatti di cronaca recente, ci sono sempre, in questi giorni c'è la storia di questa ragazza che probabilmente è stata uccisa perché aveva rifiutato di sposare un parente imposto dalla famiglia e voleva scegliere una scelta d'amore che è legata alla cultura occidentale nella quale si era inserita. E la famiglia era una famiglia molto tradizionale, rigida, che non è riconosciuta, perché ho sentito i dibattiti che ci sono in questi giorni nella comunità sociale del suo paese, non riconosce questa rigidità, ma purtroppo ci sono molte differenze tra chi arriva da paesi della campagna, come anche in Italia ovviamente, ma nei casi di questo tipo possono dare luogo a drammi e situazioni molto pesanti che arrivano a queste complessità. E la famiglia d'origine, come dicevo prima, saltano fuori quando ci sono i figli, perché quando due persone si innamorano il rapporto d'amore sembra un rapporto tra due persone, perché comunque è un rapporto tra due persone dove le persone sono attratte dalle differenze.
ma quando nascono i figli, spesso le famiglie d'origine rientrano pesantemente con giudizi, con consigli, con valutazioni che possono modificare molto l'atteggiamento dei genitori e dare luogo a un aumento di conflitti. Sia la famiglia italiana che può criticare o esprimere una sorta di razzismo che prima non appariva, sia la famiglia del paese d'origine che appunto può rifiutare l'educazione magari più aperta che può dare il loro figlio a una famiglia italiana. Vediamo avanti. Allora, la transizione è da curiosità a problema, cioè praticamente la diversità culturale inizialmente sono un elemento di stimolo, di novità che unisce la coppia nella reciproca scoperta delle differenze, quindi le differenze iniziali sono un motivo di attrazione perché c'è la scoperta della conoscenza, ci sono tutta una serie di cose, in più ci sono atteggiamenti come quello del partner straniero che avendo vissuto un trauma, un distacco profondo dalla famiglia d'origine e comunque con grandi storie di sofferenza, in qualche modo chiede di essere adottato psicologicamente dalla persona, dal partner italiano e quindi la dinamica iniziale potrebbe essere basata su una richiesta di uguaglianza, dimmi come devo fare faccio quello che tu vuoi e mi adeguo. Questo è un momento iniziale, nel momento in cui però, appunto, in genere quando nascono i figli o comunque quando ci sono crisi anche legate ad altri problemi, i motivi che avevano affinato possono diventare motivi di scontro, di conflitto, soprattutto quando poi intervengono le famiglie d'origine che sono importanti. Quindi vuol dire che quando noi ci occupiamo di coppie miste, di famiglie miste, dobbiamo avere qualche informazione dalla coppia sul significato che ha nella loro famiglia tutta una serie di cose che sono al centro del conflitto, quindi appunto il ruolo del maschio, il ruolo della donna. E noi abbiamo visto che anche il diritto di famiglia è molto diverso nei vari paesi ed è in continua evoluzione e trasformazione, e quindi per alcuni paesi è molto diverso se il padre è italiano e la madre è straniera oppure se la madre è italiana e il padre straniero, perché in certi diritti di famiglia, chi è avvocato lo sa bene, il diritto del padre può essere prevalente rispetto a quello della madre e questa può essere una complicazione in più nelle separazioni. Poi, se ci sono, io sto correndo un po' per poter poi fare domande, discussioni, se ci sono domande però interrompetemi perché così abbiamo qualche interazione, no? Allora, la separazione pone diversi problemi. Da un lato può esserci una grande disapprovazione o rifiuto da parte della famiglia d'origine, sia quella italiana che quella straniera. Può esserci un pregiudizio, una discriminazione da parte della società e può esserci a volte il pericolo anche reale che uno dei due partner possa rapire il bambino e portarlo in un paese d'origine dove poi diventa molto difficile e complicato andarlo a pescare, no? E poi appunto un'imposizione della religione ai figli. Io ho visto una coppia litigare quando la ragazza era incinta perché lui aveva posto il problema: mio figlio non dovrà mai mangiare prosciutto. E quindi una coppia che sembrava andasse d'amore e d'accordo su questa idea del prosciutto futuro di un bambino che non era ancora nato ha cominciato a litigare e avere dei problemi di coppia. Quindi cose che inizialmente non si vedono possono poi venire fuori dopo ed essere un problema grave, anche perché abbiamo visto che le separazioni, i divorzi nelle coppie miste sono percentualmente più alti che nelle coppie autoctone di persone della stessa cultura, perché c'è una complicazione in più, anche se appunto molte possono andare bene, ma è una questione complessa. Allora, il patto coniugale è un concetto che è stato elaborato da Cigoli, da un gruppo di docenti psicologi, e vuol dire che quando due persone si mettono insieme c'è una parte di accordi condivisi che sono verbalmente nominati, quindi si dice: io voglio da te, tu vuoi da me questa cosa, ci sposiamo con rito civile o religioso, i nostri figli faranno così, eccetera eccetera. Quindi alcune cose sono esplicite, dette prima. Molte cose sono implicite, non vengono dette, quindi anche nelle nostre coppie la maggior parte delle questioni, magari
apparentemente minute, ma non sempre, sono date per scontate, e uno immagina che nel matrimonio si fa così, perché la mia famiglia ha sempre fatto così, e quindi ci sono molte, molte cose implicite. E quindi nelle culture che si mischiano, in realtà le cose implicite possono essere più complesse, più pesanti rispetto alla coppia italiana, perché magari la coppia italiana può litigare su alcune cose più banali, come i comportamenti in casa, anche chi fa le pulizie, chi fa che cosa, chi va in banca, cioè ci sono tante cose complesse, mentre nella coppia di origine straniera possono esserci dei ruoli immaginati diversi su cosa fa il maschio e cosa fa la femmina, che non sono stati detti chiaramente, e a volte poi, proprio facendo famiglia, scattano inconsapevolmente dei comportamenti che una ragazza o un ragazzo giovane non pensavano di dover riprodurre, e che invece quando c'è famiglia, anche senza un'influenza diretta verbale dei genitori, possono venire fuori abbastanza istintivamente. Ok. Allora, come attivare le risorse? Quindi la separazione e il divorzio possono svelare le dinamiche celate e indifferenziate, e questa rivelazione può rappresentare una risorsa per la coppia e per i figli per comprendere meglio il loro rapporto e le differenze di cultura. E quindi il punto di vista sistemico-relazionale consente di leggere come funzionano le relazioni familiari e permette di trovare delle strategie di intervento più efficaci. Cioè, vedere una coppia con delle complessità da un punto di vista sistemico vuol dire vedere la famiglia come sistema, e il sistema, poi ve lo diranno dei miei colleghi nelle prossime pillole, però un sistema, io faccio sempre l'esempio del sistema solare, cioè un insieme di elementi in relazione tra loro tali che il cambiamento di un elemento modifica la struttura delle relazioni. E quindi nella famiglia, la famiglia vista come sistema è un insieme di persone che hanno una relazione significativa, che hanno una storia, e dove ogni cambiamento di un elemento, quindi le nascite, le morti, i cambiamenti di lavoro, le migrazioni, provoca comunque un cambiamento della struttura, anche quando funziona molto bene. Quindi anche se c'è molto amore, molta solidarietà, molta intesa, qualunque cambiamento modifica la struttura delle relazioni. E ogni coppia che si crea ha comunque dietro una famiglia di origine, e quindi proprio per le coppie dove un partner è straniero, uno sguardo che i sistemi ci fanno con curiosità sulle famiglie d'origine può essere un modo per attivare risorse e rendere la coppia protagonista della loro genitorialità, perché poi la mediazione lavora sul dare, accettare che il legame di coppia sia, possa essere interrotto, riattivando e facendo passare una comunicazione prevalente sul canale della genitorialità, cioè noi due ancora come genitori possiamo farcela, no? E quindi le risorse si attivano proprio mettendo in evidenza l'amore per i figli che tutti i genitori hanno, salvo casi drammatici, ma noi diamo per presupposto che la maggior parte dei genitori ama i propri figli, e quindi la sofferenza si può trasformare in momento di cambiamento dove le risorse possono essere attivate, perché se le persone vogliono trovare una soluzione che consenta di vivere meglio, questa soluzione è possibile. Poi qui ho messo dei ringraziamenti che sono soprattutto a Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin, che appunto sono i fondatori della scuola, a Jacqueline Pereira Boscolo, che appunto dovrebbe essere presente, che è il bellissimo esempio di coppia mista funzionante essendo la moglie di Luigi Boscolo, poi vabbè Aldo Morrone di Morea, che è un nostro collega che è emigrato in Canada, e tutti i miei amici colleghi. Quindi adesso direi che possiamo un po' entrare dentro la discussione su cosa ci si fa in mediazione con le coppie miste, quali coppie miste possono essere più facilmente mediabili e se ci sono difficoltà o impossibilità in alcune, per esempio. Ci sarebbe sentire un po' di feedback a questo punto. Non ci sono domande? Potrei iniziare io con
una domanda che spesso mi viene fatta sulle difficoltà maggiori, no? Perché io parlavo delle risorse, però la mediazione familiare per i suoi presupposti pretende che ci sia un equilibrio di potere e quindi un equilibrio nella coppia dove le persone appunto hanno una stessa possibilità di prendere decisioni. E quindi le difficoltà maggiori, come? Le difficoltà maggiori sono quando questo equilibrio è rotto da qualcosa di superiore che a volte potrebbe essere un vissuto di potere religioso che impedisce, che è al di sopra di tutto e che impedisce la possibilità di accettare delle differenze. E in particolare ho visto la difficoltà maggiore che io ho riscontrato nelle mediazioni è stata proprio con marito musulmano, con donna italiana, perché fino a un certo punto sul bambino, sugli accordi si può lavorare, ma ci sono situazioni in cui la rigidità sul potere maschile, sulla decisione della separazione a volte può impedire il proseguimento. Però io credo, proprio dalla mia esperienza, anche e soprattutto nel territorio del servizio pubblico, che comunque al di là delle nostre aspettative, il pezzo di lavoro che si può fare, anche parziale, sul mettere in evidenza il bambino, parlare del futuro del bambino o dei bambini, parlare degli accordi possibili, sia comunque una cosa utile anche quando le nostre ambizioni di portare a termine tutto il percorso magari non vanno a buon fine. E qui mi piacerebbe anche avere un feedback, perché insomma sono problemi molto complessi. Qualcuno di voi ha esperienza di coppie miste? Avete dei casi? Può succedere, però intervengo io e metto che altri appunto i partecipanti magari vengono delle idee, soprattutto delle domande di chiarimento. A me è venuta in mente una coppia mista che ho trattato dall'esempio che hai fatto tu, Valeria, in cui c'era, cioè la situazione era esattamente capovolta. Lui era musulmano e lei italiana, però la più rigida è stata lei. Ma a un certo punto, dopo 3-4 incontri, ha capito, perché oltretutto il papà abitava in Toscana, ha capito, i danni che lei faceva, che loro facevano alla figlia, e è cambiata completamente e quindi poi è andata via liscia con accordi anche sulla religione, perché lei l'ha detto e verbalizzato che gli accordi quando erano insieme, per esempio sulla religione, non avrebbero detto nulla alla bambina, che poi avrebbe scelto, ognuno parlava della sua religione e poi avrebbe scelto da adulta. E invece poi lei le ha fatto fare la comunione quando si sono separati, poi ha verbalizzato, anche diceva che non dava la valigia quando la bambina andava dava la valigia vuota. Però è cambiato, e qui la rigidità era più della mamma che non del papà. Adesso sto zitta e sentita. No, ti ringrazio Lella, perché è un esempio interessante. La rigidità purtroppo non ha paese, molte persone italiane con coppie italiane, tutte e due, che sono rigidissimi. Quindi per quanto riguarda la religione, io ho visto esempi di varie religioni, perché credo che quasi tutte le religioni, se vissute in modo molto molto rigido, possono creare un ostacolo, perché ho visto testimoni di Geova, ebrei, protestanti, cioè persone normalissime che però ponevano per esempio la colpa della separazione, per loro era molto importante sapere chi era il colpevole, mentre per la sistemica noi abbiamo una lettura della co-costruzione della coppia dove entrambi i membri della coppia
attraverso l'incontro co-costruiscono insieme la coppia, e quando c'è una crisi, la crisi in qualche modo viene co-costruita da entrambi, no? E quindi il nostro approccio tende a togliere le colpe, e quando funziona bene le persone si sentono molto sollevate, no? Però se c'è un desiderio prevalente legato appunto a un vissuto molto forte di una religione, che può essere qualunque religione, che è quella cattolica ovviamente, questo desiderio di mettere la colpa sull'altro a volte può diventare molto forte. Però come diceva la dottoressa Caiani, noi mettiamo sempre il bambino al centro, cioè noi non vediamo i bambini normalmente, ma li mettiamo psicologicamente al centro del nostro lavoro, e quindi lì vediamo le fotografie, facciamo parlare del bambino, facciamo immaginare il bambino seduto lì, cosa direbbero se ci fosse il bambino, oppure quali sono i bisogni del bambino, che differenza ci sarebbe per il bambino facendo una scelta A, una scelta B. Quindi questo modo consente di aiutare le persone a trovare soluzioni in modo ragionevole per l'amore del figlio. Cioè l'ipotesi è che se l'amore per i figli prevale sul desiderio di conflitto o su altri valori che possono essere anche importanti, allora qualunque soluzione può essere trovata. Purtroppo a volte l'amore per i figli c'è, ma non è così forte, però sono casi rari. Cioè, io credo che la maggior parte dei casi, soprattutto quelli che vengono in mediazione, sono persone che magari hanno una grande sofferenza, hanno vissuto dei conflitti pesanti di vario genere, ma amano i loro figli, e quindi se c'è l'amore per i figli la soluzione può essere trovata più, non dico facilmente, ma insomma comunque è la spinta verso il futuro, insomma, che ci fa lavorare, perché io credo veramente, come tutti noi, che se si vuole trovare una soluzione è possibile, e se prevale l'amore, la voglia di non far vincere uno e far perdere l'altro, con lo spirito della mediazione familiare. Dottoressa Sanchez, prego. Si accende il microfono? Accende il microfono? Vediamo, perché ha alzato la mano e quindi io le ho dato la parola. Poi... non ha il microfono acceso, non ha il microfono acceso, quindi se può accendere il microfono la sentiamo volentieri. Non posso accendere. Qualcuno del ecco, bravo, stavo dicendo, qualcuno dell'organizzazione può. Siamo riusciti quindi adesso? No? Queste piattaforme veramente sono... Come mai non riesce? Dobbiamo dare qualche consiglio? Chiedo ai gestori della piattaforma, dobbiamo dare qualche consiglio all'autore. Devi schiacciare il microfono, suppongo. Sì, immagino. Sono perché come guest. Ma come guest lei potrebbe, teoricamente, se va sul microfono. Provi a andare sul microfono una o due volte, dovrebbe diventare bianco, a quel punto lei può parlare, perché abbiamo dato la libertà di intervento. Io non vedo quale è la persona... Io sto seguendo dalla chat perché stiamo parlando. Eh sì, ma qual è la persona? La vediamo? Perché se la vediamo. No, non la vediamo, non ha il video, ma non è né in video né in microfono, non è microfonata, quindi non può. Buonasera. Allora, ho una difficoltà tecnica che non dipende da me. Quando sono entrata nella piattaforma, diciamo che mi ha messo così e non posso ora cambiarlo. Vabbè, adesso ti preoccupi. Grazie. Okay. Allora, volevo ringraziare la presentazione e niente, volevo dire che un po' nella mia esperienza con le coppie miste in mediazione, diciamo che chiaramente quanto maggiori sono queste differenze, sicuramente diventa molto più complessa la mediazione, ma concordo con che è l'aspetto della genitorialità la risorsa che può fare possibile mediare.
la difficoltà che a volte possiamo trovarci noi come mediatori è quella di diciamo potersi essere in grado di andare oltre i nostri pregiudizi, perché diciamo anche noi ci siamo nella stanza. Quindi diciamo anche noi, anche se facciamo domande e tutto quanto, ma non sempre riusciamo a entrare, a far venire fuori, fuori le differenze che ci sono in relazione alla nostra propria cultura. Quindi questo era un po' la cosa che volevo dire, la difficoltà che comunque come mediatori abbiamo di allontanarci, diciamo così, della nostra cultura e cose che diamo per ovvie, metterle in questione. Grazie. Certo, la ringrazio perché questo elemento è molto importante. D'altra parte diciamo che questa questione del pregiudizio è una questione che la nostra scuola, proprio il Centro Milanese, ha affrontato anche nella terapia, perché appunto la curiosità, il desiderio di capire sempre e quindi fare domande apparentemente ingenue, perché in realtà noi non sappiamo, no? E questo lo facciamo anche con gli italiani, perché a volte i pregiudizi li abbiamo anche con le persone che abitano a Milano, nate a Milano, che possono avere idee e vissuti molto molto diversi. Quindi abbiamo imparato, ci siamo allenati negli anni a affinare la nostra curiosità, e quella curiosità ci limita il pregiudizio, perché siamo realmente curiosi di un incontro con un altro diverso da noi, no? E le persone lo sentono, perché se sentono la sincerità dell'approccio capiscono che non abbiamo un pregiudizio, dobbiamo conoscere proprio per capire, perché le persone hanno bisogno di essere conosciute e riconosciute, soprattutto appunto gli stranieri che vivono in una situazione spesso di non riconoscimento sociale, psicologico. Ci sono molte persone, per esempio, con una grande cultura di base, laureati, con una grande esperienza di vita, che vengono trattati come se fossero persone così, che non hanno nessuna cultura di base. E quindi credo che trovare un luogo dove c'è un'apertura alla conoscenza e al riconoscimento delle persone sia un presupposto buono per poter poi trovare soluzioni umanamente adeguate. E l'altro discorso è appunto riattivare, proprio quando c'è un legame forte con pregiudizi delle famiglie invece d'origine, come dicevo prima, che possono essere molto i pregiudizi della famiglia italiana, che magari quando c'è la crisi di coppia e la separazione interviene molto pesantemente sul figlio o sulla figlia, quando invece prima magari stava più distante, no? Perché come se si riappropriassero con un "te l'avevo detto io, adesso mi occupo io del nipotino, adesso no", cioè tirano fuori tutta una serie di pregiudizi che avevano dentro e non avevano tirato fuori. E quindi lavorare invece sulla libertà che le persone adulte hanno di decidere della propria vita autonomamente è utile sia al partner italiano, che si sgancia da una protezione eccessiva magari della famiglia d'origine, che gli ha impedito una libertà a volte, sia dalla famiglia di un paese straniero, che può essere molto limitante e non comprende il cambiamento, l'autonomia, perché poi appunto in realtà le persone che sono in Italia da anni arrivano a un punto che si sentono straniere qui, ma si sentono straniere anche quando tornano al paese, perché quando tornano al paese non sono più riconosciute come appartenenti a una cultura, perché sono europei, e quando stanno qua sono visti come stranieri. E quindi questo non riconoscimento delle due culture crea una grande sofferenza. Avere un luogo dove questa sofferenza può essere tirata fuori, compresa, e per riattivare le risorse genitoriali, e dire: se tu, per esempio, una persona che ha avuto un rapporto negativo con un genitore per vari motivi, o per carenza, o per abbandono, per tragedia, oppure per maltrattamenti, ci sono tante situazioni, possiamo aiutarlo a capire che non vuole essere come suo padre, come sua madre, che può essere diverso, può essere migliore, può scegliere di intraprendere una genitorialità diversa anche se la coppia non ha funzionato. E quindi questo è un altro elemento, per esempio, che la nostra scuola ha molto messo in evidenza, cioè la possibilità di scegliere, no? Dire alle persone che magari non hanno pensato che le cose che stanno facendo sono una scelta, che in realtà stanno scegliendo, perché siccome non è possibile non scegliere, anche quando si fa una cosa così pensando che sia ovvia e normale, in realtà stiamo scegliendo quella e non un'altra. E quindi questo paradossalmente può essere un rinforzo a un comportamento positivo, oppure un punto di criticità che può indurre le persone a dire: no, però io questa roba non la vorrei scegliere, ne vorrei scegliere un'altra meglio, per esempio, no?
Quindi diciamo che tutta la complessità della teoria sistemico relazionale, che appunto adesso non abbiamo purtroppo il tempo di spiegare bene, però a mio parere è un grande facilitatore, perché io ricordo che quando la mediazione familiare è arrivata in Italia, è arrivata negli anni 80, poi noi abbiamo cominciato a fare la mediazione sistemica dagli anni 90, e inizialmente i primi mediatori, che erano molto bravi perché comunque avevano introdotto un lavoro nuovo dove non c'era, e portandolo dall'estero, quindi era una novità, però mi colpiva molto che dicevano che la mediazione non aveva una teoria, che era come mettersi lì in tre, in quattro a un tavolo e trovare delle soluzioni. Mentre poi in realtà questa lettura è stata superata, perché la sistemica dice che non è possibile non avere una teoria, cioè se io penso di non avere una teoria, ce l'ho ma non so di averla, perché comunque una teoria di come funzionano le famiglie, di come funzionano le coppie, di come funzionano le separazioni, ognuno di noi ce l'ha. La sistemica ci insegna a riconoscerla e ci dà degli elementi per capire come funzionano le famiglie, come funzionano le coppie, nella libertà di scelta, perché non c'è un modello di cosa deve fare una famiglia, cosa deve fare una coppia, cosa deve fare una coppia separata. Quindi le persone possono scegliere liberamente secondo i loro valori e i loro criteri, ma noi sappiamo cos'è che non funziona e che fa soffrire, quindi siamo in grado di riconoscere il malfunzionamento, mettere in evidenza il malfunzionamento per portare le persone a trovare soluzioni dal loro punto di vista, secondo i loro valori, per funzionare meglio. E quindi questa lettura, a mio parere, è facilitante. Per questo io credo che il nostro tipo di corso, comunque il nostro tipo di approccio ai problemi delle coppie, ci consenta di lavorare meglio, perché dà consapevolezza a qualcosa che magari molti colleghi fanno, perché io so che ci sono moltissimi colleghi molto bravi che lavorano benissimo anche senza essere sistemici, però la consapevolezza che dà la sistemica sul funzionamento delle coppie e delle famiglie, a mio parere, è una marcia in più che penso anche lei la condividi, no? Assolutamente sì. Comunque grazie di questa cosa, perché mi sembra una riflessione interessante. Ci sono altre domande, chiarimenti, sia sulle coppie che sulla mediazione? Dite? Sì. Non ho avuto tantissime esperienze sotto questo punto, famiglie miste. Ne ho avuta una in particolare, è stata molto difficile inizialmente, poi la chiave per poter entrare, per poter accedere ai loro conflitti proprio di diversità culturali, religiose o comunque posizioni, perché poi alla fine un arabo, un italiano, un tedesco, un africano, eccetera, è fatto degli stessi sentimenti che abbiamo tutti. Certo. Quindi io sono entrata e sono riuscita a facilitare proprio in questo modo, a chiarificare che non sono riusciti ad essere dei buoni genitori, una buona coppia proprio per le loro diversità culturali, ma per posizioni che io riscontro tantissimo anche tra due italiani o tra due tedeschi, non cambia assolutamente niente. Certo. E quindi portare che avrebbero potuto essere dei buoni genitori e basarsi sui valori dell'essere umano, quelli che sono identici, che certo, portati a riconoscerli, che avevano gli stessi sentimenti, le stesse emozioni, le stesse cose, venivano manifestate in un modo diverso, ma di base c'era quello. E quindi riuscire a stare nei valori dei sentimenti e dell'umano, ecco lì, portati a essere e decidere di essere dei buoni genitori al di là delle loro posizioni, eccetera, e questo ha aiutato a poter lavorare e a poter arrivare a incontrarsi con dei compromessi, perché non era più importante avere ragione tra loro due, era importante che il figlio, dove era il figlio? Era in Italia, quindi potesse avere il meglio al di là di quello che pensavano loro avrebbero potuto continuare le loro diatribe all'infinito, che a me non avrebbe interessato questo, ma io ero interessata al figlio,
ma il figlio doveva assolutamente avere la possibilità di vivere bene, riuscire a essere. E quindi puntando forse sui valori emozionali, umani che abbiamo, forse potrebbe essere una chiave per accedere al lavoro. D'accordo, la ringrazio dell'intervento, molto interessante, perché sono d'accordissimo, cioè ovvio che questo c'è. Non sempre è facile in prima battuta, a volte bisogna fare un po' più fatica, ci sono tanti livelli di emozioni, di vissuti, di anche il vissuto del motivo del conflitto, il motivo della separazione, quindi però quando si riesce a fare questo sicuramente le cose vanno avanti bene, perché le persone appunto sono esseri umani e giustamente diceva hanno tutti la stessa natura di sentimenti, di valori, di base. Però a volte ci sono sovrapposizioni, stratificazioni di sofferenze che possono impedire in alcuni momenti o ad alcune persone di vedere un po' meglio, più chiaramente la situazione, perché ci sono persone che stanno talmente male che magari non riescono a vedere i figli, stanno male per motivi diversi, o per il conflitto, o per i problemi più generali della famiglia, o per problemi sociali, no? E quindi, insomma, sono tanti strati di problemi. Sicuramente poi chiaramente ce li hanno anche gli italiani, ovviamente, però come dicevamo prima, il fatto che ci possano essere elementi legati alla lingua, per esempio la lingua è un fatto importante, la coppia che dicevo prima, se uno è belga e l'altro è africano e parlano inglese in Italia, sono quattro lingue che si mischiano, per cui nessuna lingua è fluente e permette di esprimere sentimenti forti in modo corretto, e questa cosa può dare luogo più facilmente anche a incomprensioni linguistiche, per esempio. A me è capitato di vedere questa cosa, no? Se pensiamo alle incomprensioni linguistiche che a volte possono avere i nostri italiani quando, che ne so, un sardo e una trentina piuttosto che un siciliano, magari una parolaccia in un paese offensiva in un'altra regione è considerata quasi divertente. A me è capitato di vedere coppie di questo tipo, no? Dove per esempio la parola pirla, che a Milano usiamo in modo molto simpatico, quasi un pirla, come dire, un simpatico ragazzo, e uno si era molto offeso perché il suo paese era una parolaccia orribile che aveva un significato pesante. Questo è un esempio banale, però figuriamoci poi se la difficoltà di lingua è legata al fatto di parlare una terza lingua. E poi anche sulla lingua ci possono essere conflitti con i bambini, perché molte coppie scelgono di parlare ognuno nella sua lingua. E ci sono bambini bilingui, che è una cosa molto bella, ma il partner che magari non conosce bene l'altra può sentirsi escluso in una conversazione dove uno parla arabo e l'altro parla italiano, oppure uno parla spagnolo e l'altro parla italiano. Insomma, bisogna andare dentro con la curiosità che dicevamo prima, per capire, la curiosità priva di pregiudizi, dove gli altri sentono che noi siamo sinceramente privi di pregiudizi e possiamo mettere a disposizione le nostre conoscenze sul funzionamento delle relazioni umane per aiutarli a trovare le soluzioni migliori, che devono trovare loro, non noi, perché non siamo noi a trovare soluzioni, nella libertà dell'accettazione dei valori. Allora, c'era la Sra Farfalla, scusate, la chiamo così perché così esce, che voleva fare una domanda, e c'è una domanda nella chat che è percentuale di successo nella conclusione della mediazione. Sì, non lo so. Vuole partire già lei a fare la domanda, così poi la dottoressa risponde a entrambi. Io sono PR, sono messicana di origine, italiana di adozione, sono mediatrice interculturale, anche psicologa nel mio paese, perché qua non è riconosciuto, e diciamo che ho tenuto l'opportunità di stare molto vicino a delle coppie miste più della mia comunità, perché sono anche, non lo so come voi, la percentuale di adesione delle coppie miste a questo genere di terapia sistemica, di questa mediazione familiare, perché per quello che io ho osservato è molto bassa, che loro non, c'è una propensione a non andare a cercare i servizi, c'è una propensione a rimanere solo sul cerchio della comunità a quale apparteni, perché ti senti più sicura, meno giudicati, si sentono meno giudicate, e in più sempre c'è l'intoppo della lingua. Certo.
grazie, molto interessante questo. Allora, diciamo che io non ho statistiche recentissime, però quelle di quando lavoravo nei servizi, dove noi assistevamo a un fenomeno, appunto l'immigrazione era molto forte già dagli anni 80 e noi già negli anni 80 avevamo aperto gli spazi con le mediatrici culturali nei vari consultori. Inizialmente l'accesso degli delle donne straniere, anche degli stranieri maschi, delle coppie, era legato prevalentemente alle prestazioni sanitarie, quindi le donne cominciavano a venire per la gravidanza, per l'aborto, per i controlli. Poi man mano che prendevano confidenza nella struttura, sapevano che si potevano fidare, quindi era legato sia al tempo di immigrazione, quindi non immigrate subito, ma già consolidate un po' da qualche anno, conoscendo le strutture cominciavano ad accedere anche ai servizi sociali o ai psicologici. Per cui comunque sia nei consultori che poi nella terapia familiare, che poi nella mediazione, hanno cominciato ad arrivare coppie miste. Diciamo che l'ultima statistica che noi avevamo fatto più di 10 anni fa, le coppie miste che venivano in mediazione erano già più del 15%, che non è poco, perché comunque erano abbastanza significative e penso che adesso possano essere di più. Per quanto riguarda la percentuale di successi, noi avevamo fatto una ricerca molto dettagliata in cui facevamo un follow up a distanza e vedevamo anche quanti percorsi erano finiti con una mediazione completa, con tutti gli accordi condivisi, quanti erano percorsi che comunque avevano trattato alcuni temi, come percorsi comunque di mediazione sulle relazioni, sul rapporto col bambino, la comunicazione al bambino, che quindi avevano una buona base con tipo 7-8 colloqui, che non avevano magari portato ad accordi economici che andavano a prendere altrove, ma erano buoni, oppure consultazioni iniziali. E più o meno la percentuale di quelli finiti era del 50% che avevano completato un percorso finito, mentre l'altro 50% si divideva, adesso non mi ricordo se era un 30% che andavano abbastanza bene con un lavoro che aveva un significato comunque utile e alcuni che invece credevano a consulenza poi non andavano avanti. Diciamo che le nostre aspettative di operatori a volte erano molto alte e ci siamo resi conto che in certe situazioni era sufficiente anche un lavoro più breve, perché rispondeva ad alcuni bisogni essenziali, metteva in chiaro alcune cose, consentiva poi di andare magari al centro donna per una consulenza legale oppure da un avvocato già con un terreno un po' più preparato. E quindi io non li considero insuccessi, perché penso che l'accesso a un servizio sia importante. Nel privato chiaramente è diverso, perché le persone che vanno nel privato e pagano in genere tendono a completare il percorso più facilmente, diciamo, però è diverso. In ogni caso credo che sia molto legato l'accesso sia al tipo di comunità. Per esempio, noi abbiamo visto che quello che dice lei era molto vero per le comunità cinesi, cioè le donne cinesi per esempio tendevano a risolvere i problemi all'interno della comunità, mentre molte sudamericane venivano più liberamente. Poi dipende dai paesi, dipende dal tipo di famiglia ovviamente, no? È chiaro che se c'è una comunità di riferimento che consente di gestire le situazioni può essere importante, ma questo anche per la religione. Io ho visto una coppia italiana che era un testimone di Geova e lei non aveva parenti. Ho detto: ma dove potrebbe trovare un conforto, un supporto? E lei ha detto: nella mia comunità dei testimoni di Geova. Quindi può essere un riferimento religioso, un riferimento nazionale, comunque c'è bisogno di una rete, perché le persone hanno bisogno di una rete sociale, di supporto. E la mediazione non è mai un lavoro isolato, perché un bravo mediatore, sia pubblico che privato, cerca di capire, quando non viene più da me, dove altro può andare, no? Che tipo di supporto può avere il bambino, se ne ha bisogno, che tipo di supporto può avere la coppia, che tipo di supporto può avere la donna, che tipo di supporto può avere legale, medico. Cioè, quindi avere un'idea di dove finisce il mio lavoro, dove comincia più, l'altro, per esempio, e curare nella, mia comunità, per non avere i buchi nella migrazione rete. È molto particolare, perché non è una migrazione economica, non è una migrazione, diciamo, di asilo politico, è una migrazione più che mai dei ricongiungimenti familiari, perché sono l'80% dei messicani in Italia, che sono pochissimi, siamo credo un mucchietto di quasi 4.000 in tutta Italia, vengono perché si sono sposati o fidanzati con un uomo italiano. Allora, la maggior parte sono donne, la maggior parte hanno un'istruzione,
E il problema, la problematica qua è che siamo sparse. Allora la rete non si non si può prendere così, accedere alla rete facilmente. Che poi non è come diciamo che come la cultura peruviana o la boliviana che sono molto più simili. Come messicani è una cosa un pochino più isolata, certo. E tende a essere molto invisibile, perciò non si cerca quasi una terapia fuori, esatto. Si cerca sempre di provare a andare alle reti, certo. Sociali, quella è la soluzione. Io tra l'altro faccio anche ho istituito un gruppo di, per dire, quasi di sostegno della mia comunità, perché io sono a Bergamo, allora qua non, il gruppo è proprio pochissimo, allora abbiamo fatto di modo di cominciare a creare questa rete. Però si vede che c'è proprio questo bisogno enorme, perché per esempio ieri mi è arrivato un caso di una ragazza che ha sofferto violenza, una messicana, ma fa terapia con un'altra ragazza messicana online, ma lei si trova a Milano. Mi hanno chiamato a me per capire come fare, certo. Questo giro di dove potevo, cosa potevo darle, no? per aiutarla. È molto interessante, tra l'altro è un problema, credo, anche il fatto che lei non sia riconosciuta la sua laurea in psicologia, potrebbe, credo, magari c'è un percorso per farla riconoscere. Allora, no? Mi sono reinventata facendo la mediatrice interculturale e magari come? Certo. Potrebbe essere utile alla sua comunità. Praticamente meglio mi faccio un master, perché sarebbe rifare la laurea. Però sì, e poi anche dei conflitti che si portano avanti con i figli, no? Come le donne, la maggior parte delle donne messicane che vivono qua hanno un'istruzione alta, al minimo una laurea, si trovano nella difficoltà di farsi, come dire, per la difficoltà della lingua, di capire certe cose, in confronto dell'istituzione scolastica, si trovano, non sono riconosciute come tali, sino si vedono minimizzate, trattate come infantilizzate. E questa è una credo che è una pecca molto, molto grossa, perché si perde la fiducia. Certo, no, è molto pesante, soprattutto per le donne, ma io ho visto anche uomini, per esempio ho visto un uomo che era laureato in ingegneria e faceva il badante in una casa di riposo dove andava a invocare un anziano con l'Alzheimer, e poi io vedendolo ho scoperto che era laureato in ingegneria, che il suo paese era ingegnere, era un uomo dell'est, dell'Europa dell'est, quindi è prevalentemente delle donne questo vissuto, ma anche dei maschi, ci sono anche molti maschi laureati che non hanno un riconoscimento, questo è un problema molto grave che purtroppo esula dal nostro piccolo contesto, le nostre pillole, vero Cristina? Sì, le nostre pillole. Noi abbiamo fatto un percorso, se non ci sono altre domande, questo è il primo incontro di un percorso che facciamo su pillole in ambito mediazione familiare e sono su siti vari. Il prossimo si terrà il 28 settembre, sempre alle 18:30, pensiamo che questa sia, anche se è fine giornata, comunque un momento in cui uno possa fare delle riflessioni in libertà, come abbiamo fatto questa sera, e l'argomento sarà l'approccio sistemico, un modo altro di guardare la realtà, e il relatore sarà il dottor Riccardo Nebel, sempre del Centro Milanese di Terapia della Famiglia. E abbiamo cercato appunto di fare questo percorso in modo da poter fare approfondimenti per poter appunto far conoscere un po' com'è la mediazione familiare, fare dei confronti con vari soggetti, varie persone, vari tipi di professionalità, al fine anche di confrontarsi sulle tematiche e sulle possibilità eventualmente anche di poi di approcciare, come aveva detto la dottoressa Bianchi, la mediazione familiare qualora di interesse, sicuramente lungo, comunque importante, e come abbiamo visto,
figura del mediatore familiare è sicuramente una figura importante nell'ambito della competitività nella coppia. Se ci sono altre domande, lascio la possibilità. Diversamente, se abbiamo risposto alla sua domanda, percentuale di successo nella conclusione della mediazione, si ritiene soddisfatto? Parlo del nostro interlocutore che ha scritto nella chat, che forse non c'è più. Comunque, se è possibile avere riferimenti per iscriversi ai prossimi incontri. Se lei gentilmente scrive una mail, come ha fatto per iscriversi a questo incontro, le possiamo mandare poi tutto il calendario. Il prossimo comunque sarà il 23. Mediamente sarà cadenzialmente una volta al mese, sempre più o meno a questo orario, con tematiche diverse. Ritornerà la dottoressa Fassi, avremo ancora il dottor Nebel, poi avremo anche la dottoressa Caiani, la dottoressa Rossi che si è collegata ora, che è la coordinatrice della sezione mediazione familiare del CMTF, e quindi per arrivare poi più o meno alla fine dell'anno. Questo è un po' le nostre idee, quindi siamo numerosi, speriamo che anche coloro che non sono potuti collegarsi, non hanno potuto collegarsi oggi, possano fare la prossima volta, perché il numero era decisamente superiore. E se non abbiamo altro, direi che possiamo salutarci. Diteci voi, dottoressa Fassi, lei. Sì, io ringrazio tutti perché appunto purtroppo ho dovuto stringere molto e mi sono resa conto di aver detto poco e molto di corsa, perché sapendo di avere un'ora e dando spazio alle domande, ovviamente sono pillole. Volevo lasciare degli spunti di riflessione su problemi complessi che poi potremo affrontare per chi farà magari il corso. Noi lo sviluppiamo dopo aver chiarito prima tutta una serie di basi teoriche che facilitano poi il lavoro parlando di casi e vedendo casi, quindi... Intanto ringrazio le persone presenti perché comunque sono stati degli stimoli interessanti e testimonianze utili, credo, alla riflessione. Perfetto, grazie infinite a tutti e buona serata. Arrivederci, grazie mille. Arrivederci a presto. Buona serata.